noi pensiamo ai cambiamenti climatici, non dobbiamo dire: ah, cattivo tu che hai la centrale a carbone accesa. Va anche bene, ma la prima cosa è no carne, perché è tutto lì, il 28% dell'effetto serra. E uno dice: ma perché c'è tutto questo effetto serra? Perché il problema non è l'anidride carbonica, sono due sostanze che sono correlate all'allevamento, e sono il metano e il protossido di azoto, o ossido di azoto, N2O per chi ci tiene, o gas idrorante. Perché ogni sostanza che emette in atmosfera ha un potere serra, come lo chiamano, che varia a seconda della molecola. Il paragone è quello con la CO2, che è 1. Loro hanno detto il potere serra come cosa relativa per la CO2 è 1. Quant'è il metano? 30. Quant'è il protossido di azoto? 300 volte tanto. Quindi basta una molecola di metano per fare l'equivalente di 30 molecole di CO2. Allora, ogni mucca da sola fa circa un metro cubo di metano al giorno. Un metro cubo di metano vuol dire per l'Italia 9 milioni di metri cubi di metano. Tutto flatulenze. Tutta flatulenze. Moltiplica 9 per 365 e quanto fa? Fa, infatti, miliardi di metri cubi di metano. Miliardi di metri cubi sono una quantità comparabile con il consumo italiano di metano, compreso il riscaldamento, l'autotrazione e l'industria. Maledette mucche. È vero, però in realtà la mucca di per sé, quella è lì perché qualcuno se la deve mangiare. Quindi quando si parla, poi c'è tutto il protossido di azoto, viene dal letame, tutta la cacca che fa la mucca si decompone e ne libera un sacco. E questo dove va a finire? Va a finire l'atmosfera. E poi ci sono i famosi nitrati che vanno a finire nell'acqua, ed ecco perché dove c'è allevamento intensivo come la pianura padana c'è un problema di nitrati nelle falde acquifere. E è proprio un ciclo che continua, quindi l'acqua è inquinata perché? Perché si fa allevamento. Allora, io il messaggio che lancio adesso, poi vediamo le domande, è questo: il più grosso cambiamento che noi possiamo fare veramente parte dal singolo, parte dalla tua alimentazione. Nel momento in cui ti metti lì e cambi quello che mangi.